Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Mondi al Canone. No, venite perché abbiamo appena fatto un pezzettino in cui io non avevo messo il cronometro e ho fatto un verso di una cosa pazzesca, poi lo metteremo. Allora, poi tra l'altro nel video precedente che abbiamo registrato, qua c'è uno che mi dà fastidio, dopo ve lo presenterò. Nel video prima cosa ho fatto? Mi hanno chiamato, sono dovuto uscire. Era venuto da Dio. Mentre registravamo... sono dovuto scendere a spostare la macchina perché l'avevo parcheggiata di fianco a un camion pieno di merda. La sera avevo paura, esatto. Avevo paura che me l'avessero inondata di merda. Comunque siamo Mar e Matt. Quindi manca cosa? La D non lo dico. Di Dino. E dov'è Dino? E guardi dalle acque. Va bene, eccolo qua. Ciao a tutti. Allora, il nostro carissimo disertore, Madonna. Siamo ad agosto, c'è una felpa, fa un caldo della Madonna. La Madonna, perché pioveva che Dio Gesù Cristo. Tra l'altro qua fuori c'è uno che spara la spalla. Sì, esatto. Spara la merda. Spara la merda. Il camion che è in onda prova. Esatto. Allora, oggi parliamo di nomi Mattia! Strani. Parliamo di Mattia. Sì, parliamo di me. No. Parliamo di cose strane, parliamo un altro giorno. E poi oggi parliamo di nomi strani più che di cose strane. Come te, testa incornata. Cosa ad esempio, adesso leggi. Aspetta, hai cambiato la pagina. No, vabbè, e comunque... ci sono un sacco di nomi, di cui volevamo parlare, che hanno un nome, una combinazione assurda. Io mi chiedo, maledetti genitori che avete chiamato vostra figlia Gira Crocefisso, cioè... oppure leggi questo che ti è piaciuto tanto prima. Hanno rovinato la vita queste persone, tipo Bastardo Diaz Lourdes, non poteva andare la in La signora Lourdes Bastardo Diaz, o la signora Vita Maiale, bellissimo. Casetta Bianca, già che ti chiami Casetta, non puoi dare un nome che è un aggettivo. Ragazzi, questo ce l'ha sfuggito. La signora Costa Smeralda. Costa Smeralda. Geniale. Beh, tipo Franco Forte mi è piaciuto. Negro Crocefisso. Negro Crocefisso. Beh, scusate, ma... Diamante serio. Fiocco Rosa. Camelia Pasquale, un regalo. Giuseppe Pino Silvestre. Pompangelica. Bocchino Fortunato. Pompatina. Che già tra l'altro c'è il detto, Bocchino Fortunato. Lo vedete questo? Maria Mina dalla Bernardina Rada. Cioè Bacca, la signora Bacca, anzi il signore Bacca Felice. Cioè. Usa la benedetta Daniela. Geniale. Pompatina. Cioè, rendetevi conto, ma genitori... Pompinello, io farei... Bocchina, cioè Bocchi di cognome, Nando di nome, Bocchinando. Cioè i genitori sono degli stronzi. Sono degli stronzi. Io creerei una querela per i genitori che rovinano, ti rovinano la vita, perché cazzo, come fai, che ne so, ti chiami... sesso di cognome, non puoi chiamarlo Massimo di nome, cioè Massimo. Benedetta Topa, come faccio? Benedetta Topa. Renza dal cul. Allora, Renza dal cul. Se ti chiami dal cul di cognome, Marco dal cul non fa ridere, ma Renza dal cul, cioè, piga. Scusate, la signora Pippa Diletta, bella, la signora Flora Diletta. Della putta sega. Oppure Godi Maria Pia. Cioè, questa Laura di cognome si chiama Cazzin Mozzato. Cioè, Cazzin già... Mozzato. Però poverina lì il cognome. Chiavone Spedito, Chiavone Donata. Pappone Felice. Virginia Spaccamela. Virginia Spaccamela, scusa, bella. Signor Santi Finocchi. Porcelli. Puzza Rosa. Allora, Maria Consiglia Pompa. Lino Porcelli e Porcellino. E tutti insieme. Puzza Rosa. Pompinello. Pompinello. Allora, io mi dico, ma cazzo... Ah, tra l'altro, volevamo dire che qua ad Arona è stato vinto il 5 più 1. Sapete chi è? Sono io, dai, ma basta. Il signor Andrea Di Napoli. No, 120 trilioni di euro. Tra l'altra cosa, allora, se fosse stato vero, avrei detto che lui ha fatto il 5 più 1 e ha dato il suo nome e cognome. Che quindi poi... sono morto. Cioè, no, ma non è vero. Volevo stringere la mano a chi l'ha vinto. Come abbiamo già detto, scusate. Se uno di noi avesse fatto 5 più 1 e 6, c'era Spielberg a filmare. C'era Spielberg a filmare. C'era mica con questa merda. Comunque, signor... Carnevale Felice Domenica Negra. Antivigilia Natale. Cioè, Torno Domenica. Torno Domenica. Il signor Malinconico Sabato. Vabbè. Cosa? Io noi conosciamo un sabato. A voler... chi? Come chi? Non diciamo il cognome, ma diciamo secondo me lo fa. Davvero? Non sapevi? Non sapevo. Sì. Cioè, grandissimo. L'ha detto lui, Jacopo. Allora, non è vero? Ma attenzione, l'intelligenza. Domenico di Domenico. Cioè, una fantasia. Ma anche sabato di Domenico. Maria Paradiso di Domenica.
di sabato parli. Negro crocifisso non si può. Della putta candita. Bottana Rita, cioè. Vai giù, giù. La peggiore, la peggiore, ragazzi, è di Troia Immacolata. Cioè, cioè questa ragazza. Una ragazza da piccola. Ma poi i genitori che bestemmiavano. Cioè, ma che proprio scommetto che la chiamavano in classe per farsi dire che bestemmiavano il giorno. Ma maestra, alla nuova maestra. Ma maestra, si chiama così, si chiama di Troia Immacolata. Scusate, ma signora, per diventare i bambini bastardi. Sì, cioè, pensate con di Troia Immacolata cosa potevano fare. Non l'aspettavano neanche. Madonna, cioè. No, no. Ma ragazzi, scusate, la signora Eder Erbacci. Mamma ci vuole, mia. Ce ne vuole. Ma me lo freni? Il migliore è Guido con l'uccello. Guido e Maria Tanga Madonna, cioè. La signora Dolores Morale. Ti sembrano sono delle bestemmie viventi. Sì, sono delle bestemmie. Felice Gaio, cittadino. Frigo Alfredo. Oppure Costanza Romanzi del Bagno. Romanzi del Bagno, sono quelli che leggi quando caghi, no? Di Armoni. Franca Tabaccheria d'Armi. Rigo Danza Dante. Mamma, allora no, momento, allora, cazzo. Io, no, c'è un modo per cambiare il cognome, però, cioè io lo cambierei ai genitori che mi hanno dato questo nome, cioè gli chiamerei, che cazzo ne so, pezzo di merda. Il signor Felice, qua c'è scritto signor Felice Mastronzo, che ha cambiato il cognome in Mastranzo. Felice Mastronzo. Felice Mastronzo. La cambiamo totalmente. Esatto. Felice Mastronzo. Felice di avere dei genitori che sono dei pezzi di merda, tutto attaccato. Ma come fai a chiamare tuo figlio Balilla? Ma anche mette che eri fascista. Ma che fai? No, io vorrei chiamare. Io vorrei chiamare. Vorrei vedere i genitori. Anzienza. Vorrei vedere Giglio Brutto Messo. Cioè, ma dal seno Bruno, ora voglio vedere i genitori, ragazzi, di dal seno Bruno. Ragazzi, il vincitore con cognome imbarazzante è Favaretto Sborra Isabella. Favaretto, piacere, Favaretto Sborra Isabella, cioè devastante. Come si chiama? C'è anche una che si chiama Dina Lampa, Lampadina, e Lampa Dario. Due fratelli, Dario Lampo. Dina e Dario. Hai giù, vedi? Fate un annuncio se qualcuno ci sta ascoltando. Qualcuno, esatto. Conosce Lampadina, e poi Lampa se Dario. se si sposano, Lampa Dina, il lampadario. Questo è un genio. Col cognome, unendolo al nome, ha chiamato il figlio con un solo nome. Perché il signor Fiorenzo non si chiama Fiorenzo, si chiama Fior di cognome e Enzo di cognome. Fiorenzo. Cazzo, di cognome? Fiorenzo. E fa di cognome Enzo. Ah, Fiorenzo Enzo. No, Fiorenzo. Ma Fiorenzo come? Fiorenzo Fior nome? Fior di nome. Queste persone sono immuni dalle multe, perché sono, esatto, una persona, no, valida, sì, esatto, un vigile valido da una multa. Scoppia a ridere e va via finestra. Ragazzi, Lian degli uomini, dopo Tarzan della giungla. Evelyn mangia fave. Fa vagina dalla Giovanna. Poi ci sono anche i nomi composti. Olimpia. Ci sono anche... Lardo, cioè Lardo di cognome. Podio Onorato. Ma ci sono anche i nomi composti come Manda, Rino, perché questo sito è un sito con nomi registrati, no? Tipo, ehi, è Mortadella, Mandarino, cioè, se no, scusate, il signor Inculano Carmelo. Inculano Carmelo, attenzione, bevi l'acqua assetato. Rivoltella Betti, Pozzolina, è bellissimo. Sembra il titolo di film. Natale Nevoso, no, è un sorriso, ragazzi, il signor, però, sì, Troia Immacolata, cioè, di Troia Immacolata, sì, non può... onesto. Guerriero. Cioè, i genitori si divertono a fare le frasi, ma tra l'altro piscione felice. Bazzarin pipinato, il nome si chiama Wally. Sì. Popò Francesco, è un bel popò che dai, signor amico fedele. No. Massimo Gay è Robi. Gay di cognome. Massimo Virginie. Virginia, no, tetta poppe, poppa tetta libera, tetta libera, poppa rosa, viva capezzoli, Jessica Ormana d'orgasmo, Floto Roce, Zoccola Diva, Ciccionello, e Merendino Santo, Schiappa Nullo, Ciccionello, fallo, allora, ragazzi, siamo a 9 minuti e 30, minchia, vabbè, allora, quindi, un qui abbiamo avuto l'ospite, io sono fuori fuoco come al solito, fuori fuoco. Fuori inquadratura, fuori sto cazzo, ok? Fuori da stamina. Noi ci vediamo la prossima volta. Vogliamo salutare Federico Baratelli, che è il nostro 5. Fans, perché è conto come tante persone, numero uno, grandissimo, che ci sostiene con i video dei nostri filmati su Facebook. Guardate il nostro canale che abbiamo e condividete su Facebook e nel mondo intero. Ciao! Ciao.